letteratura degli anni Ottanta, più o meno. Sì, sì, diciamo del periodo brezhneviano, il periodo che segue al tentativo di Otiepiel, ossia di del disgelo, e che viene definito quindi i lunghi anni 70, a partire grosso modo dalla primavera di Praga. Naturalmente Khrushchev era già, se dico qualcosa che proprio non avete idea di cosa stia parlando, interrompetemi, ditemelo, perché mi posso spiegare meglio, posso chiarire meglio. Se nomino qualcuno di cui non avete mai sentito parlare, perché la collega e amica Daniela Rizzi mi ha detto che appartenete a corsi di laurea diversi, quindi potete avere magari necessità diverse su questo campo. Khrushchev era già caduto da alcuni anni, sostituito da una oligarchia di tecnocrati. Sostanzialmente il periodo su cui mi soffermerò di più sono questi lunghi anni 70 della cosiddetta stagnazione, in russo zastoi, che durano dal 68 fino all'avvio della perestroica da parte di Gorbaciov, quindi 1986, che durano in realtà, quindi questi anni 70 durano quasi 20 anni. Sono passati alla storia come un periodo, per l'appunto, di stagnazione, autoritaria, di oppressione di qualsiasi tentativo di libero pensiero. In realtà sono stati anche tanto altro, è stata un'epoca lunga, quindi complessa sicuramente. Intanto è il primo periodo in cui i popoli sovietici raggiungono una relativa stabilità e una forma, anche se bassa sicuramente rispetto agli standard a cui siamo abituati noi, di welfare diffuso, dopo decenni e decenni di sconquassi, rivoluzioni, guerre civili, le repressioni staliniane, il volontarismo esasperato dei primi piani quinquennali, poi di nuovo guerre, poi il contraddittorio tentativo di riformare il socialismo in quello che è stato appunto il periodo del disgelo. Questo è un periodo di stabilità, vissuto come dalla maggior parte dei cittadini come un periodo di relativa stabilità, un accesso all'istruzione diffuso, un limitato, ma comunque sullo sfondo dei decenni precedenti, percepibile accesso a stili di vita urbani, un consumo, a beni di consumo quali che fossero. Il sistema politico è, come ho detto, gestito da un gruppo di tecnocrati che poi, essendo un periodo piuttosto lungo, si avvierà a un processo di senescenza drammatica. Noi ricordiamo di questo periodo soprattutto gli ultimi anni, un po' forse anche per motivi biografici, quelli della mia generazione, le persone immediatamente un po' più anziane di me ricordano soprattutto quegli anni, ossia i primissimi anni 80, in cui la sensazione di blocco, di gerontocrazia, di mancanza di uscita si percepiva molto forte, ma in quegli anni non sono stati tutti così. In generale è un sistema che privilegia, come ho detto, la stabilità. Vengono abbandonate completamente tutte le velleità palingenetiche, missionarie dei periodi che in vario modo avevano caratterizzato i periodi precedenti. Anche il periodo del disgelo aveva come slogan, quello che qualificava i periodi erano gli slogan lanciati ai congressi di partito, aveva lo slogan lanciato al ventunesimo congresso, al ventunesimo, quindi non il ventesimo, non il ventiduesimo, quelli della destalinizzazione, ma il meno noto ventunesimo congresso, con lo slogan «L'attuale generazione vivrà nel socialismo», che era ancora comunque uno slogan che prevedeva una prospettiva in avanti, una velleità ancora di tipo palingenetico, di tipo utopistico.
poi guardavi fuori dalla finestra, vedevi che c'era ancora, era ancora esattamente tutto come l'anno prima, e ti passava qualsiasi speranza di vedere il socialismo, naturalmente anche nel periodo della Otiepiel, ma insomma lo slogan era questo. Invece negli anni 70 la parola d'ordine è quella del socialismo sviluppato, che in buona sostanza significa che ci si accontenta di un qui e ora tutto sommato accettabile, tutto sommato abbastanza accettabile. Tra l'altro anche la storia viene declinata in modo diverso, la storia che viene insegnata è una storia senza nomi, il più possibile senza nomi, sulla destalinizzazione viene messa la sordina, viene messa una discreta sordina anche sulla rivoluzione, su quelli che erano stati i miti fondanti del periodo precedente, ossia la rivoluzione e il Veliki Pirilom, ossia la grande frattura che è il periodo del primo piano quinquennale a cavallo fra fine anni 20 inizio anni 30, è stato questo momento di grande slancio utopistico dello stalinismo nascente, e si preferisce puntare sul mito della grande guerra patriottica, quindi la seconda guerra mondiale vinta, vittoriosa, quindi sulla quale non c'era possibilità di discutere, col correlato cosmico della conquista dello spazio da parte di Gagarin. Naturalmente questo era lo ieri e l'altro ieri, ma erano questi più o meno i miti identitari sui quali si insisteva. Parliamo un po' di letteratura. Io voglio evitare quello che definisco in genere l'effetto elenco del telefono, quindi non sciorinerò una serie di nomi e di titoli che lasciano il tempo che trovano, nominerò qualcuno che secondo me è di particolare importanza. Oltretutto sono scrittori che a cui è rimasto un po' appiccicato quel periodo e che quindi, pur nel valore riconosciuto delle loro opere, oggi inevitabilmente sono caduti nel dimenticatoio. Penso a un autore straordinario, secondo me, come Yuri Trifonov, uno scrittore veramente fondamentale di quest'epoca, autore di opere che meglio di qualsiasi altra, secondo me, rendono l'atmosfera, l'immaginario degli uomini di allora. Pensate che nel web che si occupa di letteratura russofono, un web russofono che si occupa di letteratura, non c'è neanche un blog, neanche un gruppo o su Facebook, nemmeno uno dedicato a lui. Questo vuol dire che questo autore nella coscienza, nell'immaginario dei lettori sotto i 40 anni non esiste. Non esiste. Questa cosa non l'ho inventata io da solo. L'anno scorso a Mosca c'è stato un convegno su letteratura e società in cui studiosi che si occupano di queste cose facevano vedere come attraverso uno screening generale della letteratura sul web si può ricostruire qual è il panorama, il peso specifico delle letture dei diversi autori tra i lettori sotto i 40 anni. Bene, gli scrittori di questo periodo non esistono per i lettori al di sotto dei 40 anni. Comunque, a parte i nomi, qualcuno lo farò. Volevo sfatare un altro luogo comune, ossia che dopo un'orgia di libertà letteraria del periodo del disgelo, il periodo in cui escono opere importantissime, come per esempio le povesti di Solzhenitsyn dedicate al mondo concentrazionario, ma non solo, naturalmente, cala una cortina di grigiore anche sulla letteratura. Questa cosa non è vera. In realtà, nei lunghi anni 70, nel periodo del Zastoj, io lo chiamerò così d'ora in poi, Zastoj, della stagnazione, lo scrittore ha più libertà di quante ne avesse sotto Khrushchev. Gli spazi di... a parte alcuni picchi che erano stati anche indirizzati dalla politica, per esempio l'uscita delle povesti di Solzhenitsyn, che erano state un biglietto da visita nel momento più alto della destalinizzazione da parte di Khrushchev, per lo scrittore medio le possibilità di esprimersi erano mediamente più ampie negli anni del Zastoj rispetto a 10 anni prima. 10 anni prima
si veniva dallo stalinismo, quindi ogni minima possibilità di esprimersi o di alludere ai problemi della contemporaneità veniva vissuta come un'orgia di libertà, provocava subito in una società, in un mondo intellettuale abituato al conformismo più totale, ogni goccia di libera espressione e di sincerità, come si diceva allora, faceva l'effetto di una bomba. L'impressione di grigiore che noi abbiamo negli anni 70 è dovuta al fatto che a un certo standard di possibilità di espressione ci si era abituati. Piano piano gli spazi di possibilità di espressione si andavano allargando, senza queste fughe in avanti che tanto avevano impressionato la società negli anni 60, ma in media c'era più possibilità di esprimersi. Le repressioni c'erano, naturalmente, alcune di queste hanno fatto la storia, poi sono state soprattutto anche molto, non voglio dire esagerate, ma usate sul piano della lotta politica, per esempio nel mondo dell'immigrazione, sono diventati fenomeni anche di contropropaganda, per esempio il processo a Siniavski o quello a Brodsky. Le repressioni c'erano, naturalmente, ma erano, come dire, erano gestite in modo caotico e noi diremmo random, senza una politica culturale omogenea. È un periodo in cui il potere non ha una sua politica culturale. Il responsabile propaganda del partito, un anziano grigio burocrate che dura per tutto questo periodo, lascia che le cose vadano un po' per conto loro e la repressione viene gestita da organi diversi, la procuratura, il KGB. Non c'è, ancora ai tempi di Khrushchev c'era un'idea generale di quella che doveva essere la politica culturale nel paese, ossia cosa ci si aspettava più o meno che gli scrittori e gli intellettuali dovessero fare. In questo periodo no, l'idea è quella: fate un po' cosa vi pare, basta che non vi prendiate troppe libertà. Tenete il freno a mano tirato, poi se ogni tanto volete fare un po' di fronda, fate pure. Prima di arrivare però a questo che è la cosa di cui si parla sempre, c'è questa sorta di ossessione sovietica al contrario. Noi quando parliamo di letteratura sovietica subito mettiamo al primo posto la propaganda, la censura, il samizdat, quelli che pubblicano all'estero, la letteratura sotterranea, cioè sembra una sorda lotta fra censura e chi tenta di liberarsene. La letteratura naturalmente non è soltanto questo, non è solo una lotta dei buoni contro i cattivi. Intanto una cosa che volevo dire, questo è un periodo in cui che si differenzia molto per esempio dal nostro, in cui la poesia ha nella letteratura un ruolo importantissimo. Questo lo vediamo non solo dagli autori che in poesia, io non parlerò di poesia, praticamente parlerò solo di prosa, ma volevo dirvi questo, è abbastanza interessante. È un periodo in cui la poesia nella cultura diffusa, nella cultura condivisa, ha un ruolo importantissimo, non solo per i poeti che scrivono in quel momento. Tra l'altro è finita, è passata l'epoca dei grandi happenings con i poeti alla Yevtushenko, ci sono ancora, scrivono ancora, Yevtushenko, Akhmadulina, ci sono, ma non era il loro grande successo degno di rockstar, era legato al periodo del disgelo. Quindi sono diventati dei scrittori, dei poeti, dell'establishment, sempre con questa patina un po' di fronda, ma Non sono più loro che dettano i tempi dello sviluppo della letteratura. La poesia si vede quanto è importante in questo periodo, da quanto viene citata per esempio nei film. E io non sto parlando soltanto di film di alta cultura come quelli di Tarkovsky, per esempio nei suoi film mette le poesie di suo padre. Parlo di film di cassetta, film, commedie romantiche per adolescenti, come per esempio Dingo, cane selvaggio, che è un film di, mi sembra, del 69, o un film di guerra sentimentale, un po' sentimentale, ma anche questo di larga diffusione, a Azores di Estichie, dove si citano Bloch, Bagrizki,
o un film che molti di voi probabilmente hanno anche visto, un tormentone di Capodanno, ditelo voi. Esattamente, Ironia sul bis, gli occhi imparano, che è un'orgia di poesia. C'è Akhmadulin, c'è Akujava naturalmente, ci sono tutta una serie di poeti. La poesia è molto presente come fattore identitario, naturalmente a seconda del poeta che tu citi sale anche o si abbassa il tasso di fronda che tu fai. Tra l'altro in un serial televisivo di allora riescono addirittura a citare, senza nominarlo, dei versi dell'innominabile per eccellenza Gumilyov, fucilato nel 21 dai bolscevichi. Quindi, insomma. Ma a parte questo, un altro fattore importante della letteratura di questi anni è che è forse l'unico periodo in cui le letterature dell'Unione Sovietica raggiungono un livello di integrazione che può far parlare entro certi limiti di letteratura sovietica, di spazio letterario sovietico. Gli autori russofoni sono tradotti nelle altre lingue, ci sono autori che scrivono in russo ma che sono di madrelingua di altre lingue, penso per esempio a Iskander, che era abkhazo, oppure a Vasil Buikov, che era bielorusso, che scrivono la stessa opera in realtà in due lingue, autotraducendosi. Ci sono autori cittadini della Federazione Socialista Sovietica Russa, ossia dell'attuale, di quella che ora è la Federazione Russa, che però sono di un'altra lingua. Penso per esempio al poeta Gennadij Aigi, che era ciuvascio, se non sbaglio. Ci sono poeti, scrittori di altre repubbliche che scrivono in altre lingue, georgiano, armeno, scrittori yiddish, scrittori baltici, che vengono tradotti in russo e hanno un'importanza fondamentale per la coscienza letteraria dei russofoni. Vedete che è un sistema che raggiunge un certo livello di integrazione. Gli scrittori russi, russofoni diciamo, in odore di fronda, che avevano difficoltà a pubblicare in Russia, sulle riviste russe, vengono ospitati da riviste pubblicate in altre repubbliche, più lontane dal potere, quindi con margini un po' più ampi, eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente si può fare anche la scelta di pubblicare in samizdat. Io ora su tutte le varie edizioni del samizdat non mi soffermerò. Cresce anche il fenomeno del tamizdat, che esisteva naturalmente già anche negli anni 60, ma che si sta sviluppando molto di più in questo periodo, perché alle strutture già esistenti, per esempio tutto il network legato a Radio Svoboda di Monaco, oppure alle varie organizzazioni di emigrati sussidiate, naturalmente molto ricche, perché sussidiate dai servizi segreti americani, cosa che era del tutto era riconosciuto anche da loro, si affiancano per esempio adesso case editrici come la casa editrice Ardis, che nasce negli USA nel 1971, pubblica autori contemporanei non pubblicabili in patria, penso a Sakhalov, Vainovich, Aksionov, Limonov, eccetera, eccetera, ma anche Brodsky, Davlatov. È una casa editrice dedita soprattutto alla pubblicazione di opere, non alla propaganda antisovietica. Quelli di Ardis ci tenevano a non pestare troppo i piedi al governo sovietico. Nascono riviste invece molto militanti, per esempio la rivista Kantinient, nasce in Germania nel 74 con i soldi dell'editore tedesco di destra Axel Springer, che è una rivista di altissimo livello culturale ma anche molto militante in senso antisovietico. Infatti ci sarà di lì a poco una scissione, una parte degli autori, si parla di emigrati naturalmente, di Kantinient emigra al seguito di Andrei Sinyavsky e fondano un'altra rivista di nome Syntaxis, perché sono autori che rifiutano il taglio troppo militante, troppo impegnato di Kantinient, che veniva attribuito a Kantinient anche dalla partecipazione di Solženicyn.
Tra l'altro, tra quelli che emigrano in, e che fondano Syntaxis, abbiamo intellettuali di primissimo ordine, fra cui storici della cultura e come per esempio Boris Groys, forse qualcuno di voi conoscerà per la storia dell'arte, è uno studioso di realismo socialista, arte staliniana, avanguardia, Boris Groys, tradotto anche in italiano, tra l'altro se vi interessano queste cose, storici dell'arte, recuperate i suoi scritti, perché è uno che ha studiato molto anche la Soz Art, eccetera, eccetera. Ci sono Piotr Weil, Jenis, autori di saggi di storia della cultura che tutti noi oggi leggiamo, sono veramente personaggi di grande livello. In patria un fenomeno che agita molto le acque, e qui ci avviciniamo un po' nei tempi a noi, è nel 79 l'uscita dell'almanacco Métropole, una sorta di bomba nella letteratura ormai molto standardizzata, perché col passare del tempo, mentre la classe dirigente invecchia e instupidisce, anche possiamo dire, comincia a perdere il controllo veramente del sistema, il sistema si va sclerotizzando, ossificando, è chiaro che quello di buono che c'era stato sicuramente in letteratura negli anni 70 viene sempre più marginalizzato, è una letteratura comunque sempre più ripetitiva e grigia. Métropole è proprio una bomba che scoppia in questo ambito e in qualche modo è un primo saggio di quello che sarebbe successo dopo, perché è un almanacco in cui accanto ad autori permessi, come per esempio Vasnesensky o Akhmadulina, abbiamo autori semi proibiti. Vedete che c'è sempre questa linea, non si capisce, ma c'erano autori sicuramente permessi, autori sicuramente proibiti, e alcuni che non erano proprio proibiti, ma insomma, per esempio Vysotsky, che noi conosciamo come cantautore, ma che era riconosciuto anche come poeta e come attore, naturalmente, o per esempio Aksionov, che anche lui autore al tempo semi proibito, pubblicano anche loro su Métropole, e o anche autori proibiti del tutto ci pubblicano, come per esempio Jus Aliskovski, autore della povest comico grottesca La Cangura. Non so se qualcuno di voi ha letto La Cangura, è un'opera esilarante, naturalmente non pubblicata in patria, su una sorta di pseudo detective sullo stupro e omicidio della cangura dello zoo di Leningrado. Viene costruito intorno a questa cosa tutta un'indagine completamente patafisica, dove entra in gioco anche Stalin in prima persona, veramente molto divertente, tradotto in italiano, pubblicato mi sembra proprio da Voland, quindi se volete farvi quattro risate e vedere proprio l'aspetto più grottesco degli anni 70 potete rivolgervi a Jus Aliskovski. Insomma, esce tutta questa roba su Métropole, debuttano anche scrittori che saranno poi, più che come scrittori, come manager della cultura, sicuramente importanti nel periodo successivo, per esempio Viktor Erafieev, da non confondere assolutamente con Venedikt Erafieev, genio assoluto della letteratura russa, con Moskva Petushki. Viktor Erafieev, ahimè, come autore, a me personalmente non sembra che raggiunga quei livelli, ma è molto presente, una specie di prezzemolo in tutte le iniziative letterarie degli ultimi 30 anni, e tutto questo nasce in Métropole. Vengono tutti redarguiti, puniti e subiscono una, in realtà, blanda repressione. Diventerà poi un mito questo di Métropole. Io mi ricordo uno di questi, degli scrittori di Métropole, Valery Popov, che è un narratore molto divertente, anche lui dedito al grottesco, degradato, si parla di alcolisti, prostituzione, ma molto con questo sarcasmo molto amaro,
quando lo conobbi, Popov mi disse: salve, sono Popov, quello di Mitropol. Io: sì, vabbè, ho capito, Mitropol. Sono passati 30 anni e loro continuano a vivere ancora nel mito. Ma insomma, veniamo un po' a quello che è il sistema, diciamo, delle tendenze o dei generi che caratterizza questo periodo. Intanto, gli scrittori di questo periodo, io non faccio qui differenza fra proibiti, semiproibiti o permessi, devono rispondere più o meno tutti a una questione fondamentale, ossia è giunta al termine la stagione del diretto impegno civile degli intellettuali. Agli intellettuali si lascia un pochino di libertà in cambio della promessa, cioè dell'impegno a non pestare troppo i piedi, ma gli viene anche fatto capire che da loro non ci si aspetta nessun contributo specifico. Cioè, scrivete, fate cosa vi pare, se volete fare un po' di fronda fatela, basta che non rompiate troppo le scatole. Col periodo precedente, questo segna una certa differenza. Nel periodo precedente agli intellettuali si chiedeva ancora di partecipare a un processo storico che veniva dato come ascendente, come creativo. Gli anni 60 sono il periodo della, come ho già detto, del disgelo, è un periodo di grande centralità della letteratura. Ho già citato gli happenings dei poeti, ma si potrebbero citare anche tante altre cose. Ogni uscita di un libro nuovo che sollevava la cortina su un, per esempio, su un aspetto diverso, taciuto fino a quel momento, del passato recente, era vissuto come un avvenimento. Negli anni 70 questo non avviene più. L'opinione pubblica è stanca, la gente ne ha abbastanza di essere coinvolta in rivoluzioni, controrivoluzioni, riforme, nuove epoche, grandi fratture. Vuole stare in pace. Quindi non è solo colpa dell'establishment politico, è anche una società che sostanzialmente cerca di ritirarsi i propri spazi, quindi l'intellettuale ha perso la propria centralità e a questa cosa lo scrittore in qualche modo deve rispondere in qualche modo. Le opzioni che io ora vi elenco come allo stato puro, ma naturalmente gli scrittori del tempo potevano miscelare e miscelano in vario modo, sono più o meno le seguenti. Uno, il catastrofismo apocalittico. Questo è un periodo con una vena catastrofica nella letteratura. Pensate, per esempio, che può essere declinata anche in senso fantascientifico. Pensate ai libri dei fratelli Strugazzi. Se qualcuno di voi è appassionato di fantascienza, della fantascienza però filosofica, esistenzialista, la fantascienza di un Ray Bradbury, non quella, diciamo, di Matrix, ecco, ve li consiglio caldamente. I fratelli Strugazzi declinano questo catastrofismo apocalittico in fantascienza. Io ora non mi soffermerò, potrei fare dei titoli di opere che considero dei veri classici, uno però ve lo voglio fare. In realtà i fratelli Strugazzi non tradiscono mai, però un libro a cui sono molto legato è Trudna Buit Bogam, è difficile essere un dio. Proprio due parole sul contenuto, qualcuno di voi l'ha letto? No? Nessuno? Leggetelo, leggetelo. Tra l'altro esistono traduzioni anche in italiano, mi sembra nella collana di Urania, cioè veniva considerato proprio un romanzo di fantascienza classico, mentre in realtà è molto di più. Se non ve la sentite di leggerlo in russo, potete trovare, se vi sforzate, una traduzione in italiano. In un lontano futuro l'umanità ha raggiunto il socialismo e l'uomo è divenuto una creatura perfetta, capace di operare il bene senza cedimenti, e non colonizza, ma ha deciso di aiutare le altre civiltà del cosmo a perfezionarsi, civiltà che sono più indietro nella scala dell'evoluzione. Arrivano gli emissari dell'uomo per
incide per studiare i momenti di sviluppo di queste civiltà aliene, umanoidi però, e senza interferire, ma per ottenere dati, quindi anche sulla storia della stessa civiltà umana. Uno di questi emissari si trova su un pianeta più o meno nel periodo fine Medioevo, inizio Rinascimento, e deve mantenersi freddo, distaccato di fronte a quello che vede. Lui deve studiare, eventualmente dare degli input positivi per operare per il bene della società, ma si lascia coinvolgere da questo coacervo di passioni che muove ancora gli animi di questi esseri imperfetti. Lui è perfetto, loro no, e la sua perfezione lo rende debole, lo rende vulnerabile di fronte a questa ondata emotiva che gli arriva addosso. Non ve lo spoilerò, ma si vede cosa vogliono dire questi autori. La perfezione può essere raggiunta solo in vitro, solo mantenendo artificialmente le persone in un vacuum di emozionalità. Tu puoi renderle, tra virgolette, perfette, ma l'essere più perfetto, quando lo cali in una situazione contraddittoria, tornerà ad essere ciò che era. Noi siamo, il male è insito in noi. Questa è una possibilità di... non è tra l'altro il libro più catastrofico dei fratelli Strugatsky, poi dopo evolveranno negli anni 70 in direzione più noir, più con futuri, con civiltà future veramente molto degradate, molto... Questo catastrofismo può essere visto anche, può essere calato nei tempi di guerra. La Seconda Guerra Mondiale, vista non più come epopea eroica, ma come metafora totalizzante del male. Un'opera, in realtà molto più tardi, un autore che si è molto dedicato a questo aspetto della guerra è Viktor Astafiev, scrittore molto valido. Citerò solo un titolo, peraltro di un'epoca successiva, degli anni 90, ma è forse il suo romanzo definitivo, Pracliatie i Ubuitie, ossia Maledetti e Uccisi, del 1995, credo non tradotto in italiano, credo. Dunque, può essere declinato anche come fantasmagoria questo catastrofismo, per esempio in Moskva Petushkin. O potrei fare anche altri esempi, ma come ho detto non voglio fare l'elenco del telefono. Moskva Petushkin mi risulta che comunque lo stiate facendo, quindi sapete di che cosa parlo. Una seconda opzione per rispondere, in qualche modo reagire alla perdita di centralità dell'intellettuale nel qui e ora, è la tendenza al recupero delle tradizioni nazionali, delle radici nazionali. Ecco che nasce quella che viene in modo in realtà molto riduttivo definita la scuola, la prosa rurale, Dirivienskaya prosa, che è un tipico filone degli anni 70. Qui noi dobbiamo evitare un effetto ottico. Molti di questi scrittori diventeranno poi, nel periodo della perestroica, e sono tuttora, degli alfieri della reazione più cupa, sono diventati dei veri e propri fascisti russi, molti di questi scrittori, un clericalismo, un nazionalismo aggressivo, veramente, e hanno tra l'altro perso anche il loro talento, come tutti coloro che vogliono esprimere delle tesi preconfezionate in letteratura. Ma la Dirivienskaya prosa non è sempre stato questo, e non tutti gli scrittori della Dirivienskaya prosa sono diventati questo. Oggi, se parlando con una persona colta, illuminata, che condivide i nostri valori, diciamo, democratici, citate la Dirivienskaya prosa, lo vedrete che gli sbarrano gli occhi, perché veramente oggi è identificata con proprio questa sorta di fascismo culturale russo. Ma non è sempre stato così. All'inizio si trattava del tentativo, prima di tutto, di fare luce su fenomeni della storia recente che venivano silenziati, ossia la collettivizzazione delle campagne, la dekulakizzazione, questa tragedia
dei primi anni 30 che ha sradicato intere comunità rurali, una vera e propria tragedia collettiva della quale durante il disgelo non a caso non si era mai parlato, perché quando si parlava di crimini di Stalin si parlava sempre di delle repressioni nei confronti, per esempio, dei comunisti sinceri che erano stati mandati nel Gulag. Non si parlava mai di quegli episodi dello stalinismo ai quali avevano preso parte coloro che erano al potere nel periodo del disgelo. Lo stesso Khrushchev, che era di origini contadine, era stato un volonteroso e zelante collettivizzatore negli anni 30 sotto Stalin. Quindi di questo aspetto non si parlava mai quando si criticava Stalin. Quello non era un oggetto di critica, assolutamente. Invece gli scrittori negli anni 70, come vedete, si sono aperti, non proprio, non se ne poteva parlare esplicitamente, ma qualcosa si poteva dire. Un argomento era proprio la rievocazione di questo dolore terribile, di questo trauma. Erano gli scrittori della Derivenskaya Prosa, sono tutti figli di dekulakizzati, sono tutti giovani scrittori che vengono da dure infanzie di fame, di orfanaggio, genitori repressi, uccisi. E loro sublimano questo trauma in letteratura idealizzando una Russia patriarcale, agraria, arcaica, che non esiste più. Questo può anche spiegare come sublimazione del trauma anche alcune loro scelte molto determinate politiche dei decenni successivi. Io non do naturalmente alcun giudizio, ma insomma, qui voglio fare un nome solo, quello che secondo me è il più intelligente, il più valido degli scrittori ruralisti, come vengono chiamati, e uno che tra l'altro non, anche per essere morto molto giovane, non si è macchiato poi di scelte del tipo che vi ho detto, che è Vasily Shukshin, autore molto popolare negli anni 70, oggi completamente dimenticato, morto giovane nel 74 per abuso di alcol. Lui nei suoi diari, che sono dolenti, tremendi, proprio lo scrive: io sono il figlio del dramma contadino, io sono il figlio della tragedia contadina, come potrei non bere? Come potrei non ubriacarmi, non stordirmi con l'alcol dopo quello che ho visto da ragazzo? Di questo nella sua produzione non emerge moltissimo, naturalmente, perché non è che si potessero. Voglio qui citare però, per esempio, un bellissimo racconto e poi film, perché era anche regista, Shukshin, Il Viburno Rosso, Krasnaya Kalina, anzi Kalina Krasnaya, del 74, l'anno della morte, il film, in cui il tentativo in realtà di tornare alle radici, di tornare alla campagna, di tornare alle radici, viene presentato come fallimentare. L'uomo ormai, possiamo dire, violentato dalla civilizzazione, quando vuole tornare alle radici finisce per combinare in realtà un sacco di guai. C'è poi una terza possibilità, ossia l'approfondimento dell'analisi psicologica, diciamo il recupero di una linea intellettualistica psicologizzante della letteratura russa, naturalmente molto ampia, con uno spettro molto molto ampio, che può significare Chekhov, può significare il dottor Zhivago, sicuramente, il dottor Zhivago privato però dell'aspetto mistico, palingenetico che Zhivago come personaggio si porta dietro, quindi un romanzo, cioè il dottor Zhivago come romanzo, come lezione di psicologismo, di interiorizzazione, senza gli aspetti mistici di questo romanzo. Anche questo è un punto di riferimento per la corrente di cui vi sto parlando. Naturalmente Zhivago non era uscito in Unione Sovietica, non so se conoscete tutto l'affair Zhivago, sarebbe anche questo argomento di un'interessante lezione. Ne ho fatta una qualche tempo fa a Pisa, ci siamo molto divertiti.
per esempio, qui si possono citare, quindi diciamo il tentativo di saggiare, di scandagliare la psicologia dell'uomo qualunque sovietico, una sorta di riedizione dell'uomo inutile di Turgenev, ma nella contemporaneità. Qui poi sugli autori posso soltanto fare nome di Yuri Dombrovskij, purtroppo che poté solo in parte pubblicare le sue opere, il quale Dombrovskij, questo esercizio di analisi psicologica, lui è legato, soprattutto lui è molto legato alla lezione di Zhivago, cala questa analisi psicologica e interiore nel periodo delle repressioni staliniane, quindi non nel qui e ora, ma nel ieri. Lui tra l'altro sapeva di cosa parlava, perché era uno dei tanti che per il Gulag c'era abbondantemente passato. Un altro autore è Yuri Trifonov, ma su di lui dirò qualcosina dopo. Volevo finire con elencando le possibili reazioni dello scrittore alla perdita di centralità. Una quarta possibilità è l'opzione grottesca, la satira grottesca. Io in questa società non conto più niente, bene, mi vendico presentando questa società come una fantasmagoria degradata e grottesca. Qui, naturalmente, il principe di questa linea è già citato, era Rafieyev, Venedikt, peraltro che ha molto, il cui Moskva Petrushki è molto di più che solo satira grottesca, e ci sono poi molti altri scrittori sui quali ora non mi soffermerò. Uno che sicuramente conoscete perché è molto attivo anche oggi è Eduard Limonov. Poi ci sono il già citato Yusa Leshkovsky, Vladimir Vainovich, per esempio, autore dell'epopea del soldato Chonkin, dove la guerra patria viene presentata in versione burlesca. Per i fans di questo tipo di letteratura, molto consigliato, anche lui tutto tradotto in italiano. Vedete, uno dei paradossi a cui spesso ci troviamo di fronte, uno dei paradossi è questo, per motivi ovviamente di lotta politico-culturale, gli autori satirico-grotteschi, impubblicabili in Unione Sovietica, ma che pubblicavano all'estero, sono stati abbondantemente tradotti nelle lingue occidentali per motivi, come ho detto, di lotta politico-propagandistica, mentre autori che pubblicavano in patria, che avevano anche elementi di critica alla società, per esempio quelli di tipo intellettualistico che vi ho detto prima, risultavano meno interessanti, meno utilizzabili per una lotta politico-culturale, sono rimasti molto più ignoti, per esempio in Italia. Quindi noi oggi abbiamo una visione, uno che non sa leggere in russo, che legge solo ciò che è tradotto in italiano, legge solo gli autori postmodernisti, la satira grottesca e poco altro. Per esempio degli autori ruralisti in italiano gira poco, cioè molto poco di tradotto. Eppure ne varrebbe certamente la pena. Come ho detto, tutto ciò serve a esprimere un clima generale di riflusso storico e, come ho detto, questi elementi sono variamente combinabili. Per esempio, Astafiev, che io vi ho citato come catastrofista bellico, è anche un autore contadino, un autore della prosa ruralista e di quelli più importanti, di quelli anche più crudi. Astafiev è soprattutto crudezza in letteratura. Per esempio, Aksionov è sia un analista psicologico che un autore del grottesco. O Fasil Iskander, che ho già citato come autore bilingue, anche lui nell'epopea dell'ineffabile Sandro di Chedem, che è un antieroe picaresco in salsa caucasica, è il tipico antigiovane antieroe abcaso, cioè proprio un piccolo popolo del Caucaso,
che si trova nella Repubblica Georgiana, ma insomma anche lì c'è analisi psicologica, ma anche grottesco. Abbiamo per esempio Apocalissi e Grottesco in Yerafieyev, in Moskva Petushki, l'uno e l'altro. Abbiamo analisi psicologica e pathos apocalittico in Pushkinsky Dom di Bitov, ma insomma ora, come vi ho detto, non voglio stare a fare tanti nomi. Oppure per esempio esistenzialismo psicologico più satira in quello che è forse uno sicuramente dei due o tre autori più importanti di questo periodo, che è Sergei Davlatov, molto tradotto in italiano, che io vi consiglio molto, una sorta di Chekhov tardo sovietico, dedito a una letteratura minimalista, legata all'aneddoto, all'aneddoto soprattutto autobiografico, ma ci torneremo poi, perché Davlatov è un autore complesso nella sua essenzialità. Qualcuno di voi ha letto qualcosa di Davlatov? Cominciate a leggere qualcosa di Davlatov e vi assicuro che non smetterete più, finché non l'avrete letto tutto, perché veramente fa l'effetto che fa Chekhov, proprio per il talento mostruoso di questo scrittore, che a differenza tra l'altro di molti altri scrittori del periodo era uno che sapeva anche prendersi poco sul serio. Gli scrittori russi, come avrete notato, hanno la perniciosa tendenza a prendersi molto sul serio. Davlatov è uno che sa anche molto scherzare su se stesso. Tornando per un attimo ai ruralisti, agli scrittori ruralisti, che non significa solo parlare di contadini, ma significa anche, come ho detto, recuperare le radici spirituali, il che vuol dire anche religione, che spesso sfocia nel clericalismo, ma questo è un altro discorso. Volevo farvi un esempio che non è letterario ma cinematografico, ossia il film Andrei Rublev di Tarkovsky, film che sono sicuro nessuno di voi ha visto interamente tutto. Te lo sei visto, sono 5 ore e mezzo, madonna, complimenti, film geniale, certamente molto pesante, con ritmi molto lenti, soprattutto per chi è abituato, quelli della vostra generazione, a una cinematografia dai tempi di Tarantino. Quindi è una cinematografia completamente diversa, ma è un film che esprime al massimo grado proprio questa enfasi tradizionalista, molto vicina a quella di alcuni scrittori ruralisti. E io, se dovessi dire in una parola qual è il punto di enfasi di questo film e di molti scrittori ruralisti, lo riassumerei con le parole di Piotr Weil, che diceva: Cristo è nato in Russia non perché essa sia migliore degli altri, ma perché più degli altri essa ha sofferto. Sono cascami dostoevskiani, poi in realtà ci si vede benissimo in sottotraccia il dostoievismo più di maniera, però è comunque una corrente del pensiero russo contemporaneo, della autocoscienza russa, una corrente della cultura russa. Può piacere, può non piacere, ma esiste e dobbiamo tenerne conto e saperla leggere nella sua specificità. Crisi di valori, quindi, come ho detto. Volevo tornare un attimo alla corrente, come detto, psicologica, per spendere due parole per uno scrittore secondo me di grandissimo valore, perché parlare bene di Davlatov ci vuole poco. Uno scrittore che viene tradotto oggi, viene letto oggi, che in Italia ha una sua nicchia di lettori. Non ritengo necessario, per quanto amandolo molto, di soffermarmi su di lui. Vorrei spendere due parole su Yuri Trifonov, scrittore molto diverso da Davlatov. Vedete che sono in realtà correnti dalle maglie molto larghe, perché io ho parlato di interiorità, di introspezione psicologica, però Davlatov e Trifonov, se poi uno li legge, vede che sono veramente molto diversi fra loro. In lui le grandi questioni del tempo non vengono affrontate direttamente, vengono suggerite attraverso parabole di piccoli uomini, di uomini qualunque. Come ho detto, l'uomo superfluo di
di Chekhov, no, di Turgenev, riprodotto in salsa moderna. Voglio citare solo due opere. Una, Lo scambio, Abmien, del 69, è una povest, che tra l'altro uno spaccato di vita, di tran tran quotidiano sovietico molto reale. È la storia di uno scambio di case. A quei tempi le case non si compravano, non si vendevano, te le dava lo Stato. Il protagonista ha la madre malata, terminale, e le propone, ognuno di due ha la propria stanza in una abshaga. Sapete cos'è una abshaga? Un appartamento collettivo. Un appartamento da abshaga, anzi no, scusa, mi sto confondendo, l'abshaga era il pensionato studentesco, in un, come si chiamavano gli appartamenti? Una comunalca, certo, mi ero confuso, scusate, in una comunalca, ognuno dei due ha una stanza, lui propone alla madre di cambiare entrambi, ognuno la sua stanza, per avere un appartamentino di due stanze, così che quando la madre, lui la presenta alla madre come un modo per starle vicino e per curarla, ma lui dentro di sé sa che è in funzione di quando la madre sarà morta, perché se ognuno di due rimaneva nella propria stanza, alla morte della madre lo Stato si riprendeva la stanza e la madre, e il figlio rimaneva nella sua stanzina. Se invece i due vanno a vivere insieme, si prendono l'appartamento di due stanze, alla morte della madre lui si tiene l'appartamento di due stanze. La madre è contenta che il figlio voglia occuparsi di lui, ma lui lo sa di farlo aspettando che lei muore, lui lo sa di essere una carogna, e alla fine se ne accorge anche la madre. Lui non riesce fino in fondo a mantenere questa maschera, no? Vedete, è proprio la parabola. Ci sono anche personaggi di contorno come il vecchio zio, che era stato un rivoluzionario, che si capisce che aveva passato poi 20 anni nel gulag. È proprio la parabola di questa piccola borghesia sovietica che ha rinunciato a fare la storia come voleva fare negli anni 20, per farsi l'appartamentino di due stanze, rinunciato a qualsiasi sogno, a qualsiasi utopia. Oppure, vedete, Trifonov è bravissimo nel mostrare la miseria umana, che è la miseria di ognuno di noi in realtà, perché a chi di noi non farebbe piacere avere l'appartamentino? Non si viveva bene nella comunalca, non si viveva bene, c'era il cesso in comune, c'era la cucina in comune, si litigava in continuazione. Chi non vorrebbe avere un appartamento di due stanze? E a questo tu sottometti il tuo amore filiale, lo presenti anzi come manifestazione di amore filiale, sei un ipocrita, ma in realtà sei solo schiacciato dalle circostanze. Un altro esempio è il romanzo La casa sul lungo fiume, del 1976. Il protagonista, di nome è una epopea che si svolge nel periodo staliniano. Il protagonista, di nome Gliebov, è un conformista, anche lui. Ci sono poi varie linee in questo romanzo, ve ne dirò solo una. Lui, nell'immediato dopoguerra, è affascinato dal mondo della nomenclatura, vicina al potere, che vive in questa casa sul lungo fiume, che esiste tuttora, subito oltre il Cremlino, dall'altra parte della Moscova, c'è questo grande palazzo dove viveva la nomenclatura, e lui frequenta questa casa, frequenta questa jeunesse dorée, questa gioventù dorata, li ammira, li stima, perché li vede come i detentori del potere, si innamora di questa eterea fanciulla un po' turgeneviana, figlia di un professore di primo piano nell'establishment, no? E lui crede di essere innamorato di questa ragazza, ma il professore viene represso, il professore viene mandato dove, non ve lo dico, ve lo potete immaginare, la famiglia cade in disgrazia, la ragazza non è più nessuno, anzi cade nella feccia della società, e lui cosa fa? La lascia, perché lui era innamorato dello status, non di lei. Vedete di nuovo queste piccole miserie, no? Chi di noi può dire io sono meglio, io non lo farei mai? Non possiamo dirlo, però leggendolo proviamo più che altro pena, pietà per chi si lascia così andare. Bene, questa linea che si potrebbe definire anche crepuscolare della narrativa ha un suo analogo in drammaturgia. Se tra di voi c'è qualcuno che sia appassionato di teatro, consiglio molto i lavori di Aleksandr Vampilov.
morto molto giovane, ahimè, annegato, autore quindi di poche opere, è un autore di teatro dove questa linea, diciamo, trifonoviana si lega anche a fascinazioni del teatro europeo contemporaneo e del cinema contemporaneo, Godard, Antonioni, e anche lì, anche qui abbiamo la stessa Russia minore, quotidiana, fatta di piccole miserie, di piccole sconfitte, un po' come nel cinema italiano di quegli anni, infatti c'è una influenza diretta, un cinema molto conosciuto in Russia perché era considerato un cinema di sinistra e quindi molto presentato al pubblico sovietico. C'è un'ulteriore linea, un'altra opzione a cui aderire per uno scrittore di quest'epoca di riflusso, la possiamo definire la memorialistica semiromanzata. Una vena, tra l'altro, molto presente nella letteratura russa del Novecento. Potrei fare tutto un pedigree. Quindi, memorialistica, che può voler dire tante cose. Per esempio, una autrice che io voglio assolutamente citarvi, no, tra l'altro esiste anche una linea analoga in emigrazione. Pensate alla memorialistica di Nabokov. Per chi di voi ha letto Speak Memory, che è memorialistica semiromanzata anche quella. Nabokov naturalmente segue una sua linea, è un autore che è al di fuori dalle categorie di cui stiamo parlando ora, tra l'altro scrive in inglese ormai da decenni in questo periodo, c'è però un autore russo che lo conosce bene e che lo imita, imita proprio il Nabokov memorialista, ed è l'ormai molto anziano Valentin Kataev. Valentin Kataev, che era stato un mattatore degli anni venti, uno di questi sgangherati scrittori picareschi che venivano da Odessa, proprio la linea odessita della letteratura degli anni venti. Pensate a Ilf Petrov, chi ha letto Le 12 sedie di Ilf Petrov, è il capolavoro comico picaresco degli anni, tra fine anni venti e inizio anni trenta. Ma Odessa vuol dire anche Babel, i racconti di Odessa, di Babel, vuol dire, ci sono, ma potrei fare tanti nomi, comunque uno di loro era Valentin Kataev, ormai anziano, che molto importante in questi anni per i suoi cicli di memorialistica, come ho detto influenzati da Nabokov, che naturalmente non usciva in Unione Sovietica, ma questo vecchio patriarca poteva leggere tutto quello che voleva senza problemi. Voglio citare una straordinaria testimone del periodo sovietico, di tutta l'epoca sovietica, che è Lydia Ginsburg, qualcosa trovate anche in italiano, una studiosa di letteratura, tra l'altro una letteratura Vied, negli anni venti era stata una formalista della seconda generazione, aveva studiato Pontinianov con Eichenbaum, nomi che credo voi conosciate, era una giovane, però era più giovane rispetto a loro, era stata loro allieva, e proprio sotto l'influenza proprio di un altro che però negli anni venti aveva coltivato la memorialistica semiromanzata, sto parlando di Viktor Shklovsky, che voi conoscete come studioso, come storico della letteratura e come teorico, ma è stato anche un valentissimo scrittore che coltivava però questi generi semi autobiografici, non ha mai fatto fiction, perché negli anni venti la tendenza a cui lui apparteneva considerava la fiction una cascame borghese. Insomma, la buona Lydia Ginsburg scrive un ciclo di frammenti che lei chiamava la promiezhutochnaya letteratura, aforismi, pensieri, riflessioni, sprazzi di quotidianità. Tra l'altro uno dei cicli di questa promiezhutochnaya letteratura riguarda l'assedio dei 900 giorni di Leningrado durante la guerra in cui lei era rimasta. Questo ciclo si intitola, è dedicata al Blakadny Chelaviek,
proprio è un'analisi psicologica del Black Adni, ce l'aveva, dell'uomo sotto assedio. Leggetelo, perché veramente, cioè, siamo a livelli quasi, avete presente grandi testimoni della Shoah, proprio siamo a livelli altissimi di descrizione dell'inumano. E lei continua tutta la vita poi a scrivere questa sua premiutoci nella letteratura. Posso citare per esempio due opere che ritengo centrali nella letteratura di non solo di questi anni, ma proprio di tutto il dopoguerra, addirittura con radici nel periodo staliniano, di cui si parla poco in genere nei corsi di letteratura perché non è fiction. Uno certamente è il ciclo di appunti di Lidia Ciukovskaya, figlia di Kornei Ciukovskij, Lidia Ciukovskaya, il ciclo di appunti dedicati all'Akhmatova. Lidia Ciukovskaya, cioè, era un'amica storica dell'Akhmatova, come si dice in Toscana, la tampinava, ossia la andava a trovare tutti i giorni proprio in modo ossessivo, e qualsiasi cosa dicesse l'Akhmatova, la Ciukovskaya aveva il suo quadernetto, non c'erano a quei tempi i registratori, aveva il suo quadernetto e subito si segnava tutto quello che diceva sta povera donna, e poi dopo se lo riscriveva a casa. E noi abbiamo, sto scherzando naturalmente, tra l'altro Lidia Ciukovskaya, donna coltissima, intelligente, coraggiosa, di grandissima anche finezza intellettuale, anche lei non è una, non ha mai scritto, ha scritto pochissima fiction, soprattutto di lei sono importanti queste cose, ha lasciato un monumentale epos, proprio diventa quasi una sorta di epos, questi appunti akhmatoviani che partono dagli anni 30, percorrono tutto il periodo delle purghe staliniane, il tempo della guerra, e arrivano fino alla morte dell'Akhmatova. Noi seguiamo il dialogo fra queste due straordinarie testimoni della propria epoca giorno dopo giorno. Naturalmente è uno strumento essenziale per chi studia l'Akhmatova, perché noi sappiamo tutto sulle fasi di composizioni, per esempio, del poema Senza eroe, ma è proprio, secondo me, è un'opera letteraria in sé, proprio questo ciclo monumentale di degli appunti della Akhmatova, che ricorda un po' quello che aveva fatto Eckermann con Goethe, gli appunti di Eckermann su tutto quello che diceva il povero Goethe. Anche lui si teneva il foglietto in tasca e si scriveva ogni volta che Goethe apriva bocca. Un altro esempio di, possiamo definirla paraletteratura, come ho detto, memorialistica, semiromanzata, ma paraletteratura sembra sia di serie B, in realtà io considero queste cose non di serie A, di più. Abbiamo le memorie di Nadezhda Mandelstam, la moglie di Mandelstam, con i suoi tre cicli di memorie, dedicati naturalmente in maggior parte al marito, ma sono anch'essi un affresco totale di un'intera epoca. Tra l'altro Lidia Ciukovskaya e Nadezhda Mandelstam non si sopportavano, c'è una polemica furibonda che segna tutta la cultura degli anni 70 tra queste due donne intelligentissime e cattivissime, che se ne dicono di tutti, perché naturalmente perché la Ciukovskaya riteneva che l'Akhmatova fosse un po' una sorta di suo territorio di caccia privilegiato. La Nadezhda Mandelstam, che non aveva, diciamo, la tendenza a esprimere sempre il lato migliore di coloro che andava a rappresentare nelle sue memorie, si lascia andare a volte anche a, diciamo, notazioni non proprio, che non fanno proprio onore all'Akhmatova. La Ciukovskaya impazzisce e comincia una lotta veramente al coltello fra queste due, entrambe simboli della cultura dissidente, entrambe grandi testimoni dell'epoca passata. Una era legatissima all'Akhmatova, l'altra, la moglie di Mandelstam, cosa volete di più? E queste due che se ne dicono di santa ragione. Devo dire che è anche una polemica molto divertente, perché avete presente quella cattiveria propriamente femminile, no? Quando due non si sopportano e se ne dicono di tutti i colori, e oltretutto due donne di intelligenza rara. Leggetevela, perché c'è veramente da divertirsi. Su questa memorialistica semiromanzata, che secondo me è veramente uno dei biglietti da visita degli anni 70, faccio altri due esempi per farvi vedere quanto è ampio lo spettro
di queste correnti, che non sono neanche in realtà correnti, una è la nostra cara, vecchia, buona Svetlana Alexievich, che è un'autrice che tutta la vita si è dedicata proprio a questo genere, naturalmente declinato in versione tendente più al giornalismo, al reportage, ma c'è proprio il baricentro stilistico e culturale, è proprio questa memorialistica semiromanzata. L'anno scorso ha avuto il Nobel, quindi tutti, l'Alexievich. Un altro esempio, all'estremo opposto potremmo dire, è un autore, in realtà un pseudo-autore di eccezione, il caro, buon, vecchio Leonid Ilyich Brezhnev. Brezhnev, l'inamovibile segretario di partito, che voi non avete visto forse soltanto nelle foto d'epoca, ma che io e l'amica Daniela Rizzi ricordiamo bene, perché è stata un'icona, dei nostri primi passi in questo meraviglioso mondo. Verso la metà degli anni 70 c'è una campagna per risollevare il prestigio di quest'uomo, ormai malato, vecchio, completamente ricoglionito, insomma, quindi, però il sistema in qualche modo deve tutelarsi e lo qualificano come autore di che cosa? Ma naturalmente di memorialistica semiromanzata, e quindi un collettivo di autori guidato da, non mi ricordo come si chiamava, ma da un popolare giornalista e autore di scenari per cartoni animati, scrivono dei testi che vengono però presentati e venduti con la firma di Leonid Ilyich Brezhnev, memorialistica di guerra, perché lui aveva partecipato alla Seconda Guerra Mondiale. Insomma, uscì un ciclo intitolato Malaya Zimlya nel 1978, che tra l'altro io ho letto e vi assicuro che non è neanche non è peggio dell'Alexievich, perché comunque scritto da autori che la penna in mano più o meno la sapevano tenere, Brezhnev non c'entrava nulla, ebbene venivano presentati come opere sue, per farvi vedere quanto questo genere fosse popolare. Torno a nominare in questa veste Davlatov, che Davlatov certamente fa parte di questa corrente. Per lui, in lui questo si lega a un'attenzione certamente anche per la letteratura di introspezione psicologica. Vedete che ognuno poi la tira un po' dalla parte che vuole. Soprattutto i suoi esordi con il libro Invisibile e Solo per Underwood, che è una marca di macchine da scrivere. Immagino che voi non abbiate mai messo le dita sui tasti di una macchina da scrivere meccanica in vita vostra. Ci si faceva malissimo, venivano i calli proprio alle dita, voi invece spippolate soltanto sui tablet, per questo vi invidio molto, non vi verranno mai i calli. A questo punto direi che le cose principali su questo periodo le ho dette. Quanto tempo ho ancora? 20 minuti. Benissimo, allora facciamo una bella bordata nella perestroica, periodo che anche questo voi conoscete più o meno come conoscete le guerre puniche. Noi invece ci siamo vissuti, e tra l'altro vi dico che per me, nello scrivere la storia della letteratura, il secondo volume, quello che arriva fino ad oggi, è stato forse il periodo più difficile da trattare, perché quello dove che io mi ricordo, io me le ricordo quelle cose, ero lì, sono stati i miei 20 anni, quindi è difficile parlarne con un distacco analitico, più difficile che parlare dell'epoca contemporanea, perché in realtà ognuno ha un po' il suo baricentro nella cultura che studia. Il mio baricentro è la fine degli anni 80, primissimi anni 90. Quello che è successo a fine degli anni 90 e nel periodo putiniano, io lo vedo comunque come, cioè, ho già un mio retroterra russo ben definito e formato. Quello che succede adesso io lo leggo alla luce di ciò che sono diventato prima. Non so se capite cosa intendo. Quindi per me parlare di Pielevin è più facile, ho più distacco storico, paradossalmente, perché vengo da prima. Cioè, il distacco storico tu lo puoi avere con quello che è molto prima di te o con quello che è venuto dopo di te. Quello che sei tu,
concretamente, dove il brodo di coltura dove tu sei nato è difficile da trattare, e infatti la perestroica è stata molto difficile. La perestroica, vi ricordate che Živágo descrive la rivoluzione d'ottobre come un'operazione di alta chirurgia, per chi ha letto il dottor Živágo, mentre invece l'agonia dell'Unione Sovietica è stata appunto una lunga, lunga agonia. Il governo è in mano a una gerontocrazia, la produttività delle imprese ristagna, le importazioni, cioè in realtà il paese ha un'economia che non funziona, molto dipendente dall'importazione di beni di consumo in cambio di materie prime, in particolare gas e petrolio. Come vedete, non è che sia cambiato poi molto, è cambiata la decorazione. La Mosca di oggi è super glamour, super sbrilluccicante, la Mosca di allora era un po' grigia, tutti col bacco, si guardavano un po' intorno con fare circospetto, ma la base economica poi alla fine è quello, si pompa gas e si compra roba. Naturalmente sto un po' banalizzando, è cambiato anche tanto altro, però sono i tempi lunghi dell'economia che dettano un po' le leggi della cosa. Comunque, all'inizio sembrava abbastanza facile sbloccare la situazione. Brezhnev muore, gli succedono due segretari del partito che durano poco e che muoiono entrambi in breve tempo. È chiaramente un periodo in cui l'establishment ha un po' di difficoltà a riassettarsi. Viene nell'85 nominato Gorbaciov e comincia la perestroica. Io naturalmente ne parlerò soprattutto dal punto di vista culturale. È stato un periodo molto dinamico, soprattutto sullo sfondo di ciò che era accaduto nei vent'anni precedenti, dove sembrava non cambiare niente. Veramente anche chi veniva da fuori, come noi, che vivevamo lì, un minimo di distacco chiaramente c'era, eravamo storditi da questo cambiamento continuo delle decorazioni. Gorbaciov all'inizio lancia una campagna per il perfezionamento del socialismo, vedete sempre questi slogan che volevano dire tutto e il contrario di tutto, mentre la vera e propria glasnost, ossia trasparenza, inizia solo nel gennaio dell'87, dopo il grandissimo trauma che è stato Chernobyl. E qui vedete che siamo proprio in un periodo di storia recente. Io potrei dire anche tante cose proprio sulla storia di quegli anni, ma potete leggere tutto nella storia che ho scritto, cerco di farlo un po' breve. A livello culturale, forse la cosa principale è intanto l'afflusso velocissimo e scioccante di testi fino a quel momento non accessibili. Quindi, autori del Samizdat, autori del Tamizdat, ossia di ciò che si pubblicava all'estero, autori degli anni, emigrati bianchi degli anni 20, lo stesso Nabokov, scrittori sovietici precedentemente repressi o che avevano potuto pubblicare soltanto molto poco. Pensiamo a, per esempio, a Andrei Platonov, secondo me il massimo scrittore, il massimo romanziere russo del periodo sovietico, ma i cui capolavori come Chevengur o Katlaban nel periodo sovietico non erano mai apparsi. È una cosa, una velocità quasi cinematografica di testi che scorrono di fronte a un pubblico attonito, del tutto decontestualizzati tra l'altro questi testi. Una cosa che forse può un po' ricordare lo shock che colpisce il pubblico, naturalmente a quei tempi molto ridotto, del periodo di Pietro il Grande, che venivano da una cultura di tipo tradizionale legata al rito ortodosso, senza una letteratura di tipo laico, e a un certo punto si trovano immersi in questa cultura carnevalesca del periodo petrino. Lì più che di libri naturalmente si trattava di elementi semiotici, per esempio il taglio della barba, il vestiario, le feste. È una società che viene veramente scioccata. Tra l'altro questo significa anche un'altra cosa, che la normale evoluzione letteraria si blocca. Pensate
per un motivo quasi banale, a chi di voi sarebbe mai venuto in mente di debuttare da autori su una rivista accanto a Platonov, Nabokov, Mandelstam, per esempio, di cui in questo periodo viene finalmente pubblicato, vengono pubblicati i versi per il Milite Ignoto, gli ultimi e più oscuri versi di Mandelstam? È chiaro che la gente rimane, si blocca, no? Perché è un po' una sorta di ansia da prestazione di fronte a una sorta di overdose di capolavori che vengono proposti. La cosa è meno, quindi il naturale processo di elaborazione di linee di sviluppo e di produzione di testi letterari si inceppa. Può essere anche detto in modo meno banale. Diciamo che tutti questi testi che vengono immessi nella letteratura contemporaneamente, intanto eliminano un contesto temporale nostro proprio in cui poter interpretare questa o quella opera. Per esempio, se nella letteratura italiana contemporanea viene pubblicato, mettiamo, un inedito di Calvino, mettiamo un capolavoro di Calvino inedito, e noi oggi lo inseriamo nella letteratura contemporanea italiana, possiamo metabolizzarlo, in qualche modo inserirlo nel contesto attuale. Naturalmente è un processo, è sottoposto alla dura legge della semiotica, perché un'opera scritta da Calvino negli anni 60, ma letta oggi, provocherà una reazione nostra di lettori e una reazione nella cultura molto diversa da quella che avrebbe prodotto negli anni 60, no? Esattamente come Il maestro e Margherita, scritto negli anni 30, ma pubblicato negli anni 60 in Russia, viene letto dai lettori del periodo del disgelo in modo completamente diverso dagli intenti che erano stati quelli dello stesso Bulgakov, no? Ma quella era una opera. Nel periodo del disgelo erano uscite alcune opere non permesse in precedenza, ma erano alcune opere, alcune di grandissimo valore, come per esempio Il maestro e Margherita. Ma il sistema culturale in qualche modo le ingloba, le digerisce. Ma negli anni 80 ne arrivano talmente tanti che sono loro, è tutta questa massa di testi, a digerire la cultura, diciamo, il contesto temporale qui e ora, nostro proprio. Cioè viene come distrutta quella rete di tendenze, di generi, che era quella in cui la gente viveva concretamente, quella che io vi ho descritto, no, degli anni 70, che più o meno, se non ci fosse stato non ci fosse stata la perestroica, probabilmente si sarebbe evoluta in modo organico in qualcosa d'altro. Per esempio, alcuni lo hanno fatto, per esempio una giovane autrice di teatro, che seguace di Vampilov, la Lyudmila Petrushevskaya, è poi approdata alla letteratura degli anni 90 con un bel romanzo di inizio anni 90 intitolato Sdies ITPR, ed è attualmente una valente scrittrice russa. Ma sono unità. In realtà la letteratura, l'equilibrio della letteratura degli anni 70, inizio anni 80, viene distrutto. Viene a mancare un contesto in cui queste opere che arrivano in massa possano inserirsi. Uno. Secondo, questa è una cosa sincronica, diciamo sul piano sincronico, ma è una cosa che si verifica anche su un piano diacronico, nel senso che viene a mancare una prospettiva storica in cui inserire tutte queste opere che vengono dal passato, che vengono da un presente altro, per esempio la letteratura dell'emigrazione. Cioè non esiste nessuna linea evolutiva organica in cui inserire queste opere. Cioè, il dono di Nabokov, cioè io lettore russo degli anni 80, no? Che idea ho dell'evoluzione della letteratura russa, i testi che io posso conoscere? I 12 di Bloch, quindi la letteratura dei primi anni della rivoluzione,
Isaac Babel, poi la letteratura del realismo socialista, dove c'erano anche testi di un certo livello. Sicuramente avrei avuto presente molto il Placido Don di Sholokhov, ma anche altri libri, poi la letteratura del periodo del disgelo, i libri di Aksionov, per esempio, avrei presente come mio retroterra immediato gli anni 70 che vi ho descritto. Questa sarebbe la storia, la profondità diacronica della letteratura, dell'evoluzione letteraria così come io me la immagino. Io, il dono di Nabokov, dove cavolo lo infilo? E non solo, se ne arrivano 20 di opere di questo tipo, ossia che non hanno nessun tipo di relazione con la storia della letteratura, così come la ricordo, è chiaro che non saranno loro a venire assorbiti e ad arricchire la storia della letteratura così come io la percepisco, ma sarà questa percezione che verrà distrutta. Quindi vengono distrutte sia l'idea del qui e ora, ossia dell'equilibrio letterario in cui io mi trovo, sia tutta la percezione della storia della letteratura. Ecco perché si blocca il processo letterario, e diventa molto difficile anche la critica letteraria. Dopodiché, alla fine degli anni 80 entrano a far parte del panorama culturale anche fenomeni che fino a quel momento non sarebbero neanche stati visti come fenomeni culturalmente validi. Per esempio il fenomeno dei mitchi. Voi lo sapete chi sono i mitchi? Era un gruppo, possiamo definirlo situazionista, leningradese, di musicisti, poeti, pittori, performers, molto attivi nell'underground leningradese degli anni Ottanta, dediti a una sorta, come dire, la loro base era la subcultura urbana, con in primis la poetizzazione dell'alcolismo, quindi subcultura urbana degradata, più mitologia sovietico-guerresca, soprattutto legata alla marina. Infatti loro avevano anche una loro divisa, si vestivano con la tilniashka. Voi lo sapete cos'è la tilniashka? È la canottiera a righe che somiglia un po' a quella dei vostri gondolieri, però le righe sono più strette, la canottiera a righe dei marinai. I mitchi si vestivano tutti da marinai, tra l'altro la canottiera a righe che è dei marinai, ma è anche della subcultura dei banditi. E tutta la loro produzione, che è proprio arte performativa molto sgangherata, è legata a questo, quindi alcolismo, subcultura urbana, banditi e epos militare marinaresco. Se cercate su YouTube, tra l'altro, Mitchi, troverete un loro esilarante cartone animato dell'inizio degli anni 90, dove è proprio un'enciclopedia del loro immaginario. Ve lo consiglio molto. Tra l'altro, come musicisti, loro collaborano con i gruppi rock del periodo, che in questo periodo cominciano a venire allo scoperto. Gruppi rock che hanno fatto la storia del rock russo, ma che hanno anche una ricaduta sulla cultura oltre la subcultura rock. Io mi ricordo, posso fare un esempio, il film Assa del 1988, un film culto della mia generazione, della generazione di chi aveva 20 anni ai miei tempi. Alla fine di questo, un film che può avere l'importanza, non lo so, quale può essere un film culto della generazione che oggi ha 25 anni. Com'è? Un film che... non lo so, devo dire che ne conosco anche poco, quindi non sono in grado di giudicare. Forse per le generazioni precedenti questi film avevano un'importanza anche maggiore, perché erano film dove si diceva un indicibile, qualcosa che fino a quel momento era stato indicibile. Questi film generazionali, veramente importanti, identitari proprio. E alla fine di questo film, il popolarissimo frontman del gruppo rock Kino, ossia Victor Tsoi, canta una canzone che è diventata l'inno della generazione della perestroica, la canzone «Мы ждем перемен», «Noi aspettiamo cambiamenti».
cosa succede dopo la fine dell'Unione Sovietica? Tra l'altro qui quanto tempo ho? Poco, immagino. 5 minuti, benissimo. Qui posso citare un aforisma di Viktor Pelevin, che dice, che scrive nel suo romanzo da noi edito col pessimo titolo di Babylon, in realtà si intitola Generation P, qualcuno di voi l'ha letta? L'ha letto? Viktor Pelevin, che scrive: dopo 5 anni di caotico tentativo di rinnovarsi e perfezionarsi, l'Unione Sovietica si era ormai perfezionata a tal punto da cessare di esistere. E continua Pelevin: se uno Stato ha la capacità di entrare nel nirvana, quello fu sicuramente il caso. Cioè, un perfezionamento tale, tra l'altro Pelevin è buddista, un perfezionamento tale che entri nel nirvana e cessi di esistere. Beh, cessa di esistere l'Unione Sovietica. Voglio, in 5 minuti voglio parlare di un solo fenomeno della cultura post-sovietica, quello che viene definito il nostalgia. Nostalgia. È un termine della critica letteraria Evgenia Ivanova. No, Natalia Ivanova, scusate, c'è anche un'Evgenia Ivanova, studiosa di Bloch, li confondo sempre. Natalia Ivanova, il nostalgia, che io traduco con nostalpresente. È una, non è una corrente letteraria, è uno stato d'animo, un mood, un'atmosfera che permea molto della cultura post-sovietica, il nostalpresente. Una sorta di nostalgia per il passato sovietico. Ma attenzione, che si esprime in culto per il retro, chi di voi è stato a Mosca avrà visto che ci sono locali retro, programmi televisivi dove fanno vedere film vecchi, oppure come eravamo, molto allo stile di come eravamo, no? Ma entra anche in letteratura, per esempio un altro romanzo di Pelevin, ossia Chapaev i Pustatà, tradotto in italiano come Il mignolo di Buddha, è un tipico esempio di nostalpresente letterario. Cosa significa? Non è nostalgia per il comunismo, non ha niente a che vedere con l'ideologia comunista, è una sorta di elegia per un passato che non torna, un recupero dei modelli, dei simboli del passato sovietico, privati dell'ideologia. Per esempio Natalia Ivanova lo definisce un ibrido stilistico, un centauro stilistico, dice una sorta di stile sovietico privato dell'ideologia, dice la Ivanova, come se gli avessero strappato il pungiglione o come se lo avessero castrato. E qui chiudo dicendo: a cosa serve il nostalpresente? Serve alla nuova borghesia russa, è, non dico l'ideologia, ma la fascinazione tipica della nuova borghesia russa e ecco perché non ha niente a che vedere col comunismo, del suo atteggiamento ambivalente nei confronti del potere. Ora ve la faccio molto breve: la neoborghesia russa esiste da poco, non ha radici culturali, esiste grazie al regime attualmente in vigore in Russia e al tipo di liberalizzazioni, privatizzazioni fatte negli anni 90, quindi una borghesia improduttiva, legata al commercio di idrocarburi e di materie prime, quindi è una borghesia che offre servizi a coloro che pompano gas e petrolio, su questo vive, ossia sulla redistribuzione dei proventi gasiferi, ha partecipato, ha goduto delle privatizzazioni selvagge degli anni 90, quindi una borghesia senza quell'etica produttiva, individualista dell'impegno quotidiano personale che ha la borghesia occidentale, per esempio, molto legata al potere, ossia essa esiste perché esiste l'attuale sistema di potere, l'attuale oligarchia russa. Dall'altra parte però questa borghesia quindi è legata a questo potere e lo ammira, ne è affascinata, gli è legata, sente di essere carne e sangue di questo potere. Ma d'altra parte, questa è una lettura marxista, sociologica che sto facendo, d'altra parte però questa borghesia sa anche di non avere tutele, perché hai una ditta, domani il potere te lo può togliere,
e nessuno ti difenderà. Sei un manager, sei uno che guadagna parecchi soldi nel comparto di Stato, ma anche privato o semi-privato, domani possono buttarti fuori e non ci sono sindacati che ti difenderanno. Tu puoi perdere tutto domani, proprio per all'alzarsi di un dito dello stesso potere che adesso garantisce il tuo benessere. Quindi fascino, empatia, legame con questo potere, ma anche paura, anche senso di minaccia. Ecco perché il nostal presente, questa borghesia, naturalmente, cioè la simbologia del potere per questa gente, almeno per chi ha più di 40 anni, non può che essere quella sovietica. Cioè il potere, la simbologia del potere è per definizione la simbologia sovietica. Quindi questa neoborghesia proietta la simbologia del potere, ossia del potere per antonomasia, la simbologia sovietica, su questo complesso ambivalente di odio amore, di paura attrazione, di legame repulsione per il potere attuale. Ecco che abbiamo il nostal presente come concezione del mondo, perché tra l'altro si estende naturalmente a tutto il resto della società, perché la neoborghesia sovietica, ossia pochi milioni di persone concentrate nelle due capitali, sono anche coloro che vanno al cinema, comprano i libri, investono in cultura, sono coloro che fanno la cultura, che la impregnano, è ai loro gusti che deve rispondere la cultura, e quindi la cultura si impregna di non star presente. Anche tra una delle intuizioni dell'establishment putiniano, io non prendo posizione, assolutamente, vi dico quello che succede, dell'establishment putiniano fin da subito fu giocare molto abilmente col non star presente. Riprendere l'inno sovietico, riabilitare molti aspetti del periodo sovietico, non il comunismo non c'entra niente, ma quest'idea proprio estetica, è una visione estetica e simbolica, semiotica del passato sovietico, riammodernato e presentato come veste semiotica del nuovo sistema. Naturalmente una veste che si può anche modificare da un momento all'altro, per esempio negli ultimi anni, che sono anni di confronto con l'Occidente, di guerre, di conflitti, di muscoli turgidi, di parole grosse, di questo non sta al presente, si attivano soprattutto i momenti legati alla Seconda Guerra Mondiale, al passato imperiale, ma possono attivarsi anche altri aspetti, e così via. Bene, su questo io direi che posso concludere, vi ho ossessionato abbastanza, non c'è tempo per domande? Non c'è tempo per domande, curiosità? Ma se qualcuno ha una domanda possiamo fermare 5 minuti in più, non credo che sia la fine. Come avete capito non vi mangio, quindi non sono un po' come il non star presente, sono privato del pungiglione, quindi potete... Dimmi. Ad esempio con questo che parlava il non star presente, ci potrebbe collegare un'eventuale riscoperta di Trifonov? No, assolutamente, perché Trifonov presenta il grigiore di quegli anni, il grigiore, l'uomo comune schiacciato da una quotidianità, è uno scrittore ideologico e molto minimalista, quindi no, è proprio il contrario completamente. Ci sono scrittori sovietici che invece possono essere recuperati, per esempio nel Mignolo di Buddha Pilievin stilizza apertamente per esempio Babiel, il Babiel dell'armata a cavallo. Gli scrittori degli anni 20 che avevano più insistito sulla poetizzazione della violenza, della brutalità, questo mito del superuomo sovietico al di là del bene e del male che uccide, il cui elemento identitario è uccidere, per esempio nell'armata a cavallo l'ineffabile Nachliv Shest, il commissario Savitsky. Queste cose vengono riattivate nella letteratura contemporanea. Per esempio un autore molto attivo, Pilievin, fa col nostal presente un gioco postmodernista. Quindi c'è il passato che si spalma continuamente sul presente, perché quel romanzo è la storia di un alienato che immagina di vivere negli anni 20, quindi c'è questo continuo interferire tra anni 20 e momento di ora, dove gli anni 20 vengono derisi, però sono comunque il fondamento ontologico dell'oggi, quindi in qualche modo vengono recuperati, ma è una cosa comunque di un certo livello intellettuale.
un autore che gioca molto col nostal presente in modo apertamente nostalgico, brutale, la nostalgia per l'uomo, per il brutale, per l'uomo con le palle, per dirla così, ed è proprio questo, è proprio putinismo letterario al 100%, è Zakhar Prilepin, che è un autore importante, più giovane, proprio l'autore dei giovani esaltati che vanno a combattere in Donbass. Tra l'altro sta per uscire in Italia con un romanzo di ampio respiro, con alcune parti, secondo me, non male, altre. Il romanzo lungo, secondo me, non gli si dà molto, che è Abitiel, l'eremo, ambientato nel Gulag, dove c'è proprio questo compiacimento per il brutalismo del Gulag, no? E lì si prende molto dagli autori che scrivono, per esempio prende molto da, come si chiama, quello dei racconti della Kalimah, prende molto da Shalamov, ma dove Shalamov descrive l'orrore per farci rifiutare quella disumanizzazione, Prilepin ammira questi uomini, è diverso. Di Prilepin secondo me vale la pena di leggere altre cose uscite in italiano, dove lui descrive la sua vita da squadrista nazional bolscevico, guerrigliero urbano negli anni 90. Mi sembra si intitola in questo ciclo di novelle, e anche questo dato legato alla pseudo alla biografia, all'autobiografia letterarizzata. Il ciclo si intitola Sankhya. Non è uno scrittore banale, comunque. È un po' antisemita, ma insomma. Beh, certo, ci mancherebbe altro. L'antisemitismo è evidente. È un fascista, sì, chiaramente è un fascista. Impresentabile dal punto di vista ideologico, proprio impresentabile. Sì, però questo è quello che oggi ci passa al convento. Questa è la mia opinione. No, ma è anche la mia, non certamente. Sono di quelli che ritengono che si invade l'ideologia di decidere. No, d'altra parte, se no ne resterebbero anche pochi. Bene, ragazzi, facciamo festa. Se qualcuno vuole venire domani alla cosa che faremo sulla letteratura, su Dostoevsky e Delitto e Castigo, siete tutti in vita. Io penso, alle 10. Penso che non ci siano problemi, no? No, se qualcuno... Parleremo di Delitto e Castigo.